Buongiorno e ben arrivati a questo collegamento video. La chiacchierata di oggi riprende un incontro sul terreno che Alpes fece qualche anno fa nella conca del Broglie in Alta Val Tournanche in collaborazione con il comune di Cervinia. Quella volta eravamo nel pieno dell'estate e per l'occasione ripercorremo con un gruppo di iscritti all'evento per intero il sentiero Carel fino a Cervinia, da Val Tournanche, poco sopra Val Tournanche fino a Cervinia, parlando a lungo di Jean-Antoine Carrel, d'altra parte quelli erano i suoi posti. Jean-Antoine Carrel, nome mitico della vicenda che sfociò nella cosiddetta conquista del Cervino nel luglio del 1865, ma parlammo anche dell'altro protagonista sulla scena del Cervino in quegli anni, insieme a Carele, cioè del londinese Edward Whymper. Carele e Whymper furono guida e cliente, furono amici, furono poi rivali e poi di nuovo amici. L'alone mitologico che li circonda ce li consegna come due uomini senza età, due uomini fuori dal tempo, anzi due eroi di un'età senza tempo. Ma il dato biografico ci racconta che si tratta di due giovani, e la storia a quel tempo la facevano i giovani. Carrel, classe 1929, Carrel è del gennaio del 29, all'epoca della prima salita del Cervino nel 1865 ha 36 anni. E quando nell'estate del 61 incontra per la prima volta Whymper, di anni ne ha solo 32, anche se è già un reduce delle prime due guerre di indipendenza e si è fatto 8 anni di ferma regolare dal dicembre del 1848 al 1856, all'inizio per 2 anni in fanteria nel 27° reggimento, con cui nel marzo del 1849 combatte nella battaglia di Novara contro l'impero austriaco. Poi viene nominato caporale e finisce nelle fila dei bersaglieri. Dopo il congedo dalla ferma, nel 1856, torna a casa per 3 anni. Si sposa l'anno dopo, nel 57, e lì comincia la lunga sfilza dei suoi tentativi lungo la cresta del Leone al Cervino, che considera un po' la sua montagna. Non solo, Carrel verrà poi richiamato sotto le armi nell'aprile del 1859, in tempo per fare la seconda guerra di indipendenza, e viene assegnato alla 44ª compagnia dei bersaglieri. Ed è tra i combattenti della sanguinosissima battaglia di San Martino. Poi torna in valle, ma è la metà di settembre del 1859, e quando torna a casa ha cuciti sulla giacca i gradi di sergente. Da quel momento per tutti diventa Jean-Antoine il bersagliere. Una volta tornato a casa, per campare fa i mille mestieri della montagna, fa il muratore, il cacciatore, il pastore, il contadino, l'artigiano, ed è una sorta di leader naturale all'interno della comunità dell'Alta Valle. In montagna Carrel si muove in maniera disinvolta e sicura anche sul terreno difficile e verticale, cosa che non è da tutti, perché non basta essere nati in montagna per ritrovarsi dotati nella scalata. Carrel è originario e vive nella frazione Creta di Val Tournanche. Com'era la sua casa? Beh, l'unica testimonianza che abbiamo è quella di Whymper, che in un appunto scrive che, dice, con tutto il rispetto, quello era un buco sudicio, pieno di ogni sorta di oggetti, fra cui risaltavano pellicce di marmotta, corna di camoscio, avanzi di corde vecchie, eccetera. Ricordiamoci però che la montagna valdostana dell'epoca era una montagna povera e che i tempi naturalmente erano quelli che erano, e che Whymper era un cittadino di Londra. Però, dice Whymper, bontà sua, che Carrel si lavava. A differenza del portatore gobbo Luigmeinet, da lui in realtà mai deriso per la sua menomazione, ma che a detta dell'inglese non conosceva l'uso dell'acqua e sapone nella maniera più assoluta e che andava vestito come uno spaventapassari.
L'altro protagonista della storia, l'abbiamo detto poco fa, è Edward Whymper, che ha 11 anni meno di Carel. È nato nell'aprile del 1840 al 20 di Canterbury Place a Lambeth, nella parte meridionale di Londra, e non è un aristocratico e nemmeno un borghese agiato come molti altri alpinisti del tempo iscritti all'Alpine Club londinese. Appartiene invece a una famiglia della piccola borghesia di professione religiosa protestante. I Whymper sono battisti. Però pensate ai tempi, perché Whymper ricordava nei suoi appunti che da ragazzino aveva addirittura assistito ad una lettura pubblica di Charles Dickens, che narrava, scorrendone le righe dei suoi libri, narrava Canto di Natale e il Circolo Pickwick. Un altro mondo, un'altra epoca, un altro secolo, anzi due secoli fa, insomma. Edward è il secondogenito della famiglia, il padre e lo zio fanno gli xilografi e lui diventerà lui stesso un importante illustratore e diventerà anche un ottimo xilografo, farà quel mestiere per 50 anni. E occorre tenere presente che a partire dagli anni 30 dell'Ottocento fino all'ultimo quarto del secolo, ma anche dopo, in realtà la maggior parte delle illustrazioni che comparivano sui libri venivano riprodotte grazie alla xilografia. La fotografia verrà dopo. La xilografia è l'arte di incidere con il bulino delle matrici di legno duro, in genere il boss. Il bulino dello xilografo lavora per sottrazione, elimina le parti della matrice che non devono essere inchiostrate e verrà poi inchiostrato solo la parte in rilievo. Ciò che viene tolto crea gli spazi bianchi dell'illustrazione. Bene, dopo il suo primo viaggio alpino del 1860 nelle Alpi del Delfinato, che avviene su incarico dell'editore William Longman, socio dell'Alpine Club, Longman ha bisogno di raccogliere schizzi paesaggistici che poi diventeranno i soggetti per le incisioni che gli permetteranno di illustrare i libri che lui pubblica. Beh, Whymper, dopo quel viaggio, diventa uno xilografo molto ricercato. E mi viene in mente, per esempio, che nei primi mesi del 1864 viene addirittura incaricato di incidere ben 27 scene di una nuova edizione di un libro famosissimo all'epoca, The Dolomites Mountain, di Josiah Gilbert e George Churchill, che per il mondo britannico rappresenta in pratica la scoperta dei Monti Pallidi. Un libro molto ricercato. Fino a quel momento, l'estate del 1860, Whymper non ha mai scalato davvero. Anche se è un buon camminatore, nonostante il suo quotidiano sia fatto di sedentarietà, di lunghe ore trascorse al tavolo di lavoro, deciderà di dedicarsi all'alpinismo dopo il primo viaggio sulle Alpi e lo farà, leggendo i suoi scritti, bisogna dire con una certa dose di esaltazione. E poi, a partire dall'anno successivo, si incapriccerà del Cervino, anche se in realtà lui vede il Cervino per la prima volta nell'estate del 1860, prima dalla Valle di Zermatt e poi dall'alta conca dall'alta Val Tournanche, dalla conca del Brain, e a 20 anni, e incredibilmente scrive di aver trovato il Cervino certamente imponente ma non bello. Come sappiamo, poi cambierà idea. E nel dicembre del 1861, grazie all'intercessione dell'editore Longman, Whymper riesce anche a entrare nell'Alpine Club, diventa socio dell'Alpine Club. L'Alpine Club in quel tempo raccoglie professionisti, aristocratici, uomini d'affari, artisti, militari, persone che possono vantare un elenco importante di salite nelle Alpi o contributi letterari. Il caso di Longman, per esempio, che non è certamente un alpinista importante, ma è un editore. E come lui fa parte dell'Alpine Club anche l'editore John Murray, quello delle famose guide
del tempo. Per quanto riguarda i due protagonisti dell'epopea del Cervino, si potrebbero ancora dire molte cose, ma vediamo invece lo scenario storico, perché credo che molti di noi abbiano un'idea imprecisa di quel periodo. Allora, siamo nel pieno del Risorgimento italiano, siamo al termine delle due guerre di indipendenza e siamo negli anni dell'unificazione italiana. Quando il Cervino viene salito per la prima volta, il nuovo Stato ha solo 3 anni di vita. E il mondo e la società civile sono naturalmente molto diversi da oggi. Per dire, a metà degli anni 60 dell'Ottocento non esiste l'illuminazione elettrica. La lampadina elettrica a incandescenza con il filamento di carbonio viene prodotta a partire dai primi anni 80 del secolo. A Torino, per dire, l'illuminazione pubblica della stazione ferroviaria di Porta Nuova data 1884, quindi quasi 20 anni dopo la conquista del Cervino. Siamo cioè in un mondo che, a differenza di oggi, ha tutti gli orari sbilanciati verso l'alba e verso il primo mattino. Gli orari del pranzo, gli orari del lavoro, tutto si fa spostandosi verso le prime ore del mattino, non certamente verso la sera e la notte come si fa oggi. La distribuzione del tempo era diversa. L'alpinismo. L'alpinismo del tempo è anche questo molto diverso da quello di oggi. Gli inglesi hanno cominciato a frequentare in maniera assidua le Alpi a partire dagli anni 50 del secolo. Per molto tempo il livello delle scalate è stato più o meno lo stesso. Si alza a partire dall'inizio degli anni 60. Nel 61, per esempio, l'irlandese John Tyndall, che incontreremo ancora nella nostra storia, scala il Weisshorn nel Vallese e Leslie Stephen sale lo Schreckhorn nell'Oberland Bernese. Un salto di qualità improvviso. Nella catena del Monte Bianco, ancora fino ai primi anni 60, le uniche salite riguardano esclusivamente la cima, con qualche eccezione, insomma, riguardano quasi esclusivamente la cima principale. Il vero cambiamento comincia poco prima della salita del Cervino. Per esempio nel 1864 viene salito per la prima volta lo Sperone della Brembo. E sul finire del giugno del 65 Wimper con Michel Croz, Christian Almer e Franz Biner, 3 guide importanti, una francese e 2 svizzere, raggiunge in prima ascensione l'attuale punta Wimper delle Grand Jorasses, non è una punta di 4.184 metri, che è la seconda delle Grand Jorasses, la principale è la punta Walker, che sarà però salita dopo. Poco dopo Wimper sale le Gier Vert con Almer e Biner e considererà quell'ascensione addirittura più importante di quella del Cervino. Poi in luglio sale ancora, per esempio, in prima ascensione il Mont Dolent, l'Aiguille de Trelatette, l'Aiguille d'Argentière, sempre con Michel Croz. Quindi siamo in un momento particolare per la storia dell'alpinismo. Dobbiamo aggiungere ancora qualcosa sui trasporti, perché da Londra via Parigi per arrivare al Breuil allora ci si impiega poco meno di 3 giorni. E a Zermatt, per esempio, non si arrivava ancora con la ferrovia. La tratta Visp-Zermatt non c'era, verrà inaugurata solo nel luglio del 1891. L'attrezzatura. L'attrezzatura del tempo, lo sappiamo, è quella che è. Gli alpinisti vestono ancora giacche in tweed, pantaloni in tweed, usano picozze dal manico lunghissimo, oggi certamente improponibili, corde di canapa, scarponi chiodati. Wimper mette a punto, però fin dall'inizio della sua carriera, un modello di tenda particolare che può essere piantato in spazi molto ridotti. Sarà una tenda che avrà un certo successo perché gli alpinisti continueranno ad utilizzarla fino alla fine del secolo, fino all'inizio anzi del Novecento. Tra i protagonisti della scalata del Cervino io aggiungerei ancora Michel Croz. Michel Croz è una guida importante,
ha un anno meno di Carel, è nato a Le Tour, frazione di Chamonix, e per 30 anni, i primi 30 anni della sua vita, è stato un suddito del Regno di Sardegna. Diventa francese solo nel 1860, in seguito all'annessione della Savoia da parte della Francia. Era una grande guida, aveva anche un fratello che faceva il suo mestiere, Jean-Baptiste, ed era diventato noto in Italia, ma anche in tutto il mondo alpinistico, dopo aver accompagnato in prima ascensione l'inglese William Matthews sul Mont Viso nel 1861. Sul Mont Viso poi ci tornerà l'anno dopo, insieme con Francis Fox Tackett, appunto nel 1862. Come sapete, Michel Croz scomparirà con altri tre compagni durante la discesa che segue la prima conquista del Cervino, il 14 luglio del 1865. La vicenda è notissima: sulla via del ritorno uno degli inglesi, Dougal Haddow, che è il secondo della cordata, no, in discesa, inciampa, scivola e cade addosso a Croz, che è in testa al gruppo, e lo fa precipitare lungo la parete nord. Questi due in caduta trascinano gli altri compagni. Trascinano verso il basso, nel baratro, Lord Francis Douglas e Charles Hudson. Dopodiché la corda che unisce i sette della vetta si spezza e solo Whymper e le due guide di Zermatt, che si chiamano entrambi Peter Taugwalder, erano padre e figlio con lo stesso nome, riescono a rimanere aggrappati alle rocce. Sappiamo che Whymper, a cui si devono diverse descrizioni pittoresche del carattere sanguigno della guida francese, ma anche attestati importanti della stima nei suoi confronti, non si dette mai pace per la morte di Croz. Fu il cruccio di tutta la sua vita, fino ai suoi ultimi giorni. L'altro elemento di questa storia, che nei giorni in cui abbiamo percorso il sentiero Carel in alta Val Tournanche ci siamo ritrovati di fronte agli occhi per ore interne, in una luce diversa, a seconda dell'avanzata della giornata, è ovviamente Sua Maestà il Cervino. È una cima che, soprattutto ai tempi del primo alpinismo, agli occhi degli alpinisti del tempo doveva sembrare decisamente impressionante. Beh, teniamo conto che ancora oggi, se non ci fossero i passaggi attrezzati con corde fisse e con scale, il Cervino sarebbe una meta molto più difficile di come si presenta ai giorni nostri. È una meta che metterebbe a dura prova gli alpinisti di medio livello, figurarsi allora. I primi tentativi di salita del Cervino risalgono all'estate del 1857, cioè esattamente al momento in cui Jean-Antoine Carel torna a casa dopo il suo periodo di ferma nell'esercito sabaudo. E in quell'occasione, Jean-Antoine, con suo zio Jean-Jacques e con il seminarista Aimé Goret, altra figura mitica, no, dell'alpinismo valdostano, arrivano per primi sulla testa del leone. I Carel sanno perfettamente che in caso di apertura di una via di salita capace di raggiungere la cima del Cervino, probabilmente la conca del Breuil avrebbe attirato turisti e alpinisti anche da oltremanica e forse. Anzi, ed è probabile che l'economia del posto ne avrebbe beneficiato, un po' come era capitato a Chamonix dopo le prime ascensioni del Monte Bianco. Bene, negli anni successivi i Carel, Goret e Gabriel Maquignat, partendo dal Colle del Leone, cominciano ad innalzarsi lentamente sulla cresta del Leone fin verso la vetta. È una serie di tentativi, ci sono delle difficoltà, la montagna è sconosciuta, l'epoca è quello che è, la tecnica alpinistica anche, si fa molta fatica. I primi tentativi stranieri al Cervino risalgono
al 1860, e uno di questi va attribuito al fisico irlandese John Tyndall, che abbiamo già incontrato, è un compagno che si chiamava Vaughan Hawkins, insieme con Jean-Jacques Carrel e con la guida svizzera Bennen. Bene, questa cordata riesce a salire per 300 metri sopra la cresta del Leone. Nel 60 e nel 61 c'è anche un doppio tentativo britannico lungo la cresta dell'Early in Svizzera, da parte dei tre fratelli Parker. Whymper e Jean-Antoine Carrel tentano il Cervino più volte insieme a Singhiozzo, e i loro sono tentativi decisamente ardimentosi, considerati i tempi e considerato, come si diceva prima, il fatto che il Cervino non fosse attrezzato come oggi. Lo tentano per esempio due volte nel 1862, una volta nel 1863, Whymper salta il 1864 per ragioni sue, personali, e poi il 21 giugno del 1865 prova lungo la cresta del Early da Zermatt con Michel Croix e con le guide Christian Almer e Franz Biener e il portatore Luc Meynet del Breuil. Il tentativo va a vuoto. Whymper corre a Cervinia con Jeda Croix, che ha un impegno con un altro cliente, e torna da Jean-Jacques Carrel, deciso a fare un ultimo tentativo che considera risolutivo dalla conca del Breuil. Ma stavolta si scontra contro un ostacolo insormontabile, perché Quintino Sella e il neonato club alpino italiano sono in trattative segrete con Carrel per realizzare una prima salita della montagna interamente italiana. Ne fanno una questione patriottica, è importante. Considerano quella cima una specie di rivincita nei confronti degli inglesi. Carrel non dice nulla a Whymper, ma Whymper si avvede della cosa, intuisce la cosa, torna velocemente a Zermatt e lì incontra un gruppo di compatrioti, lì per lì combina il giorno dopo di tentare una salita, ha paura che Carrel gli soffi la prima ascensione del Cervino, che è diventata ormai la sua fissazione. Whymper pensa solo a quello e mette insieme una cordata numerosa in cui ci sono Lord Francis Douglas Haddow, il reverendo Charles Hudson e tre guide. Una di queste è Michel Croix e gli altri due sono Peter Taugwalder, padre e figlio, due guide con lo stesso nome di Zermatt. Formano un'unica cordata che il 13 luglio 1865 attacca la salita che oggi viene considerata, attacca la via che oggi viene considerata la via normale svizzera per salire il Cervino, si innalzano per un certo tratto, trascorrono la notte all'aperto e la mattina successiva i sette ripartono il mattino presto, decisi ad arrivare in vetta. Procedono lentamente ma in maniera sicura e alle 13.40 del 14 luglio arrivano in vetta. Il Cervino è conquistato, una pietra miliare nella storia dell'alpinismo. Gli italiani nel frattempo, con Carrel in testa, hanno attaccato lungo la cresta del Leone. La cresta del Leone è più difficile e gli italiani sono più lenti. Quando gli inglesi sono in vetta, vedono la squadra italiana guidata da Carrel, urlano, si fanno riconoscere, e gli italiani sono qualche centinaio di metri più in basso, e alla vista degli inglesi lassù in vetta, Carrel e i suoi compagni decidono di rientrare. Ci sono vinti, scacomatto, e naturalmente Carrel è molto demoralizzato, il sogno della sua vita è infranto, Carrel è distrutto. Ci vorrà tutta l'eloquenza, la capacità del curato Amego Re, dell'abbé Amego Re, a risollevarlo. E Goré riesce a convincere Carrel a ritentare. Insieme, loro due e altri, il gruppo è composto anche da Jean-Baptiste Bic, da Jean-Augustin Meynet, e sono in tutto quattro. Gli italiani ripartono il 16 luglio e il 17
nella giornata del 17, Carrel, Jean-Antoine Carrel e Bic, Jean-Baptiste Bic, sono finalmente anche loro sulla vetta del Cervino dopo aver aperto la via italiana alla Gran Becca. Dalla vetta scendono in maniera sicura, pernottano ancora in quota e i quattro tornano poi a Cervinia il 18 luglio e qui vengono a conoscenza dell'incidente capitato ai britannici. Non sapevano nulla, lo scoprono in quel momento. Bene, questa è in breve la storia che ci siamo raccontata sui pascoli d'alta quota della Conca del Brai nell'estate di qualche anno fa, l'abbiamo ripresa e vogliamo condividerla. Anche se a farci compagnia oggi non c'è più la silhouette del Cervino e nemmeno il profumo dell'erba dei pascoli estivi, ma insomma, tant'è. Speriamo che in questi giorni di emergenza per il coronavirus le nostre parole possano avervi riportato un pochino con la mente lassù. Grazie e arrivederci a un prossimo collegamento.